In base allo Ius Soli abbiamo conferito la cittadinanza onoraria ai bimbi nati in Italia da cittadini stranieri. Abbiamo destinato il 5 per 1000 alla realizzazione di un parco giochi interamente senza barriere architettoniche. Abbiamo istituito la settimana Rieti, città amica delle bambine e dei bambini, e abbiamo fatto diventare il 20 novembre, il giorno internazionale dell'infanzia, una sorta di festa cittadina. Abbiamo costruito, realizzato lo spazio famiglie per cercare di condividere la genitorialità e dare più voce e più spazio ai nostri concittadini più piccoli. Abbiamo superato il sistema dei centri di accoglienza per i minori non accompagnati e abbiamo realizzato le famiglie professionali. Abbiamo modificato i regolamenti comunali superando quella serie molto stupida di divieti, abbiamo garantito ai bambini il diritto al gioco in città, abbiamo aderito alla campagna Città Amiche dei Pedoni, quindi garantendo il gioco in sicurezza soprattutto all'interno del centro storico. Stiamo realizzando un'importante iniziativa di coinvolgimento della città, ossia gruppi di lavoro e di studio che si chiamano Parametro Bambino, per cercare di adeguare tutte le politiche pubbliche alle esigenze dei più piccoli. Stiamo nominando il garante comunale per i diritti dell'infanzia e abbiamo istituito il primo nella provincia, un centro per i minori vittime di violenze e di maltrattamenti in famiglia. Il 25 maggio alle elezioni amministrative vota Sinistra Ecologia e Libertà. Un nome, un programma.